Come mettete sul tavolo voi di Confcommercio oggi qui? Ai ministri dell'Expo cosa chiedete? Quello che abbiamo sempre chiesto, realizzare questo che oggi è l'unico evento importante, certo, che c'è sul tappeto per dare un contributo valido alla ripresa del nostro paese. E quindi la presenza oggi del governo attraverso quattro ministri, secondo noi, è la conferma, è un'ulteriore testimonianza dell'impegno anche del governo Renzi a fare in modo che l'Expo 2015 sia veramente il passaggio fondamentale ed importante per rilanciare l'economia reale del nostro paese. Quindi ieri ha detto che la TASE è un'altra bella botta. Beh, non c'è dubbio che certamente è una botta che nessuno di noi auspicava e si augurava. L'importante è arrivare presto e subito ad una diminuzione della pressione fiscale, perché con una pressione fiscale così elevata diventa incompatibile qualsiasi ipotesi di ripresa e di sviluppo del nostro paese. Mi pare che i poteri che ho siano quelli che fossero necessari. Se mi concedete una battuta, forse sarebbe stato meglio concederli prima, ma allargarli vorrebbe dire andare a occuparsi di tematiche, tipo le tematiche ambientali, che è proprio concettualmente sbagliato, ma anche come immagine che un commissario del governo se ne occupi, svilendo il ruolo di chi di queste materie si occupa. Stiamo chiudendo un po' di contatti con aziende, soprattutto tematiche, ovviamente non rivelo i nomi, ma tutte quelle che hanno uno spazio fisico, soprattutto quelle che abbiamo fatto uno spazio fisico, abbiamo chiuso, quindi non ne avremo altre. Ad oggi abbiamo circa 15 partner, adesso non so, 14 o 16, ma il numero è in questo intorno. L'incontro di oggi su cui ha ancora dei dubbi, che si aspettava magari qualcosa di più, è stato tutto chiarito con i rappresentanti del governo? No, è un po' relativo a quello che dicevo, cioè non volendo, perché non è logico, poteri maggiori. È necessario ad esempio che il coordinamento delle attività di tutti gli enti che vengono a svolgere la loro operazione sul sito ci sia. Faccio un esempio, ASL e ARPA fanno due lavori delicati, è chiaro che le visite, per fare un esempio di ASL soprattutto, sono quotidiane, giusto? Certo, giusto, ma se si coordinasse un po' l'attività sarebbe sinceramente nel nostro interesse. Quindi è uno dei problemi che ho sollevato e uno dei problemi che ho lasciato al tavolo e su cui si lavorerà nei prossimi giorni.